Sei tu, la moto, la strada. Senti il rumore della tua moto, la musica del tuo motore. Cerchi di farlo piangere il meno possibile. Sei tu che la guidi, tu che la fai girare, tu che la freni, perché lei ti può anche tradire. Perché se la usi male, è come una donna, poi si vendica. Briganti Rebels, Don't Blame Us. Libertà, passione, condivisione. Benvenuti ad una nuova puntata di Briganti Ribelli, una rubrica alla scoperta del mondo motociclistico attraverso le voci, i racconti e le esperienze di chi la moto la vive sul serio. Qui vi parla Mattia Pellecchia, il vostro Jack Lamotta. Ospite di questa nuova puntata Donato Lupo, per gli amici The Wolf. Buonasera ragazzi. Donato, nell'ultima estate, a settembre per la precisione, sei ritornato al Fakersi, ovvero il raduno, la festa più grande delle Harley Davidson organizzate in Europa. E questo è stato il tuo secondo Fakersi, giusto? Sì, dopo 6 anni sono ritornato al Fakersi. Praticamente sei andato al Fakersi, se non mi sbaglio, nel 2008. E sei ritornato quest'anno, anzi l'anno scorso, nel 2015. Ma Donato, che cosa è cambiato nella tua vita tra un Faker e l'altro? Il primo Faker, diciamo che l'ho fatto da scapolo, quindi in modalità molto libertina. Il secondo ci sono andato lasciando a casa comunque le mie bambine e una famiglia che mi sono costruito in questi 6 anni. Quindi magari con qualche pensiero in più, però è stato bello uguale, anche perché affrontare sia l'altra volta che adesso ancora di più il viaggio con degli amici è sempre divertente, anche perché non è importante la meta ma il viaggio. Quindi Donato, com'è cambiato proprio appunto l'esperienza che hai vissuto, ovvero le sensazioni che tu hai provato dal primo al secondo Faker? Guarda, la prima volta diciamo che è stato più, essendo ragazzo, la scoperta di un nuovo mondo, quindi eri emozionato da sta cosa. Per la seconda volta ci sono stato già che magari conoscevi i posti, però ci sei andato per fare comunque l'esperienza del viaggio, non per visitare il Faker, ma bensì per trascorrere una settimana in viaggio con gli amici. La meta ovviamente è stata sempre la stessa, il Fakersi, il raduno Fakersi, ma il percorso credo che sia stato diverso. Ci puoi descrivere appunto i due percorsi che tu hai fatto in sella alla tua motocicletta per arrivare al Fakersi, sia quello del 2008 che quello del 2015? C'è da dire che la prima volta ci sono stato con la Sportster, la mia prima moto e la mia prima Harley. La prima tappa abbiamo fatto, siamo partiti da Oletta, tappa Ponte Cagnano, per incontrarci con lo zio, e dopodiché abbiamo fatto tutto il viaggio fino a Bologna. Poi da Bologna siamo andati al Tarvisio e dal Tarvisio al Fakersi. Diciamo che la seconda volta è stata un'avventura vera e propria, anche perché siamo partiti con un gruppo un po' più numeroso, eravamo in 5. Per strada abbiamo praticamente avuto delle disavventure con la rottura della moto, con la sosta a Viterbo, con le barzellette che abbiamo fatto nell'attesa della riparazione della moto, e dopodiché abbiamo fatto tutto un altro percorso, tipo siamo andati a Cortina, siamo andati a Lienz e poi abbiamo fatto tutta la parte austriaca fino a Villach, dopodiché siamo arrivati al Tarvisio. Il bello del viaggio sono proprio gli imprevisti. Ma per far capire a chi ci ascolta e che magari non ha mai intrapreso un viaggio del genere, che sensazioni ti dà appunto fare un viaggio di 2000-3000 km in sella alla tua motocicletta con i tuoi amici motociclisti? Guarda, fare i 3000 km, ti parlo sempre personalmente, in compagnia di persone che condividono la tua stessa passione, non ti pesano assolutamente. L'imprevisto già sai che fa parte del viaggio, quindi l'importante è che quando arriva l'imprevisto sai prenderlo con filosofia. Prima, se non sbaglio, hai detto che hai fatto, diciamo, questo tipo di esperienza con motociclette sempre Harley Davidson ma diverse. Ci puoi proprio appunto descrivere le motociclette che hai guidato, che hai posseduto, le Harley Davidson, e le differenze che hai riscontrato proprio nel viaggio? Da premettere che io ho avuto solo moto Harley Davidson, sono stato sempre innamorato di queste moto. Tra l'altro la mia prima moto l'ho comprata nel 2007, uno Sportster, modello ribassato, si chiamava il Love 883 Love, e con la quale ho fatto dei bei viaggi. Ma oltre al viaggio posso dirvi che mi ha dato l'opportunità di conoscere anche degli amici, di cui
cui ancora oggi li frequento. Usciamo insieme, ceniamo insieme, cioè condividiamo la nostra passione stando insieme. La differenza è che magari fatto con lo Sportster è un viaggio un po' più travagliato, nel senso che la moto al serbatoio è più piccola, è più scomoda, però l'importante è fare il viaggio. Il secondo viaggio l'ho fatto con la Dyna, la Wide Glide, che è già una moto col serbatoio più grande, più comoda, ti dà altre prestazioni, quindi c'è una differenza proprio a livello di guida. Vivere è passato tanto tempo, vivere è un ricordo senza tempo, vivere è un po' come perdere tempo, vivere e sorridere. È passato tanto tempo, vivere è un ricordo senza tempo, vivere è un po' come perdere tempo, vivere e sorridere nei guai, così come non hai fatto mai. E poi pensare che domani sarà sempre meglio. Oggi non ho tempo, oggi voglio stare spento.
Donato, acquistando un Harley Davidson, di solito LOG, che è l'organismo internazionale delle Harley Davidson, ti propone una tessera particolare, una tessera che ti permette di frequentare raduni, club, in modo particolare molti motociclisti Harley Davidson, per condividere la propria passione, entrano in chapter locali. In merito a questo, tu hai mai frequentato un chapter? Sì, io praticamente dopo l'acquisto della mia moto, stiamo parlando del 2007, sono entrato a far parte nel chapter locale, dove praticamente all'inizio, non avendo molti amici che avevano lo stesso tipo di moto, frequentavo per viaggiare e uscire insieme a questi ragazzi che formavano il chapter. Nel corso degli anni, come hai visto cambiare appunto il chapter? Cioè, credo che ci siano state più, tra virgolette, generazioni di motociclisti che tu hai conosciuto. Guarda, il chapter, un chapter OG in sé per sé è una cosa dove vedi molte persone che vengono e vanno, anche perché ad ognuno che compra una moto gli si dà l'opportunità di far parte del chapter. C'è chi magari praticamente prendeva queste toppe, indossava queste toppe e faceva parte di questo chapter per uscire realmente in moto, e chi le usava solo per fare spettacoli da bar, per spararsi le pose davanti al bar. Quindi nella maggior parte dei casi le persone venivano, indossavano le toppe e dopodiché scomparivano. Negli anni che io sono stato in questo chapter, praticamente alla fine c'era, andavano, venivano, ma eravamo sempre gli stessi, diciamo, rimaneva sempre lo stesso zoccolo duro. Ma hai parlato proprio appunto di toppe, ma per te, Donato, che valore hanno le toppe? Fino all'anno scorso avevano un valore oltre che morale, ma anche personale. Diciamo che ci sono state degli avvenimenti poco simpatici in merito a questa cosa. Praticamente oggi indossare quelle toppe non avrebbero più lo stesso valore di qualche anno prima. Quindi ci stai facendo capire che le toppe acquistano valore attraverso le persone che le indossano o il gruppo che rappresentano. In ogni cosa che si fa e che tu sposi la causa, chi la fa sono le persone, non è né il colore e né la scritta. Se frequenti delle persone, puoi anche non aver nessuna toppa, ma fai parte e frequenti quelle persone perché ti fa piacere farle, condividi la stessa ragione con queste persone. Quando poi decade tutto, praticamente non ha più senso portare dei colori o delle toppe per niente. Ci hai fatto capire che tu il chapter locale ovviamente l'hai frequentato per più anni. Che cosa è cambiato da quando tu sei entrato a quando tu sei uscito da questo chapter? Guarda, quando io sono entrato, le persone che gestivano il chapter, diciamo le persone che facevano e creavano gli eventi del chapter, erano persone che la moto la vivevano a 360 gradi, quindi uscendo con loro avevi da imparare, oltre a come camminare con la moto, visto che ho comprato la moto da giovane, quindi non avevo tutta questa esperienza, ma ti insegnavano anche a vivere il mondo motociclistico, che praticamente nell'ultimo anno tutto questo è cambiato del tutto. Praticamente ci sono persone che hanno questo chapter in piedi solo per merchandising. Ci siamo totalmente allontanati da quelli che dovrebbero essere gli obiettivi principali, ovvero la condivisione, lo stare insieme e fare tanta strada in sella alle proprie motociclette. Sì, anche perché io ho la moto e esco in moto per viaggiare, non per andare a prendere il caffè al bar. Il caffè al bar lo vado a prendere con la macchina. Abbiamo parlato della strada, ovvero del viaggiare non da soli ma in gruppo. Nei chapter ROG, oltre alle cariche, diciamo, primarie, quelle là principali e direttive, ci sono delle cariche più operative, tipo il road captain, il safety officer, che servono appunto per portare e assistere gli altri membri del gruppo nel corso di passeggiate, viaggi. Ma Donato, ci puoi spiegare appunto come funziona la gestione di un gruppo in strada? Guarda, la gestione del gruppo in strada non è semplice, anche perché tu quando inizi un viaggio e hai delle persone dietro, come è successo a me agli inizi, che non aveva esperienza, gestire le persone diventa un attimino difficile, anche perché tu devi dapprima garantire la sicurezza del gruppo e dopo la tua. Quindi praticamente chi fa il lavoro di road captain, chi fa il lavoro di safety e
chi fa qualsiasi servizio per garantire la sicurezza al gruppo, avere delle persone dietro che hanno poca esperienza diventa molto difficile. Io ricordo che nei primi anni che sono uscito c'era la fortuna di avere Carmine Schettini, che era il nostro road captain, c'era Giovanni Barra e c'era anche il Giovanni D'Andretta, detto Bad Girl, e vi posso assicurare che ti facevano fare dei viaggi in una maniera molto sicura, garantendo la sicurezza di tutti, cosa che nelle ultime uscite non si verificava più, anche perché ognuno viaggiava a come voleva lui. Quando penso a come alla fine mi hai ridotto tu, non capisco dove mi ci avresti sì portato tu. Quando penso a come mi hai preso in giro, però non capisco come sia difficile sbagliare più. Io no, io no, io no, io non ti lascerò mai. Io no, sarai te. Ed aspettavo come, come un cane quando non c'è più, non c'è più il padrone contro il vetro per guardare giù. E mi chiedevo come avrei vissuto se tu e se quel lagone sarebbe mai andato giù. Io no, io no, io no, io non ti dimenticherò. Io no, vedrai che. Io no, non ti dimenticherò. Io no, vedrai che. Yeah.
Donato, come ci hai raccontato, tu fino all'anno scorso hai fatto parte di un chapter rogue, ma poi che cosa è successo? Diciamo che ho scelto gli amici invece delle toppe. Come prima vi dicevo, le toppe vengono indossate da persone e sinceramente ho scelto le persone che condividono la mia stessa passione, quindi mi sono dissociato da questo chapter. Ma perché? Una cosa che io non riesco a capire, diciamo, frequentare un chapter rogue più che altro è un hobby. Perché una persona si dovrebbe vendere per delle toppe e perdere degli amici? Praticamente come funziona in tutto il mondo, nella vita moderna, in qualsiasi cosa che fai, che ci sono delle persone, ci sono degli interessi. Quindi pur di avere delle cariche o delle cose, qualcuno si venderebbe l'anima al diavolo. Sì, Donato, ma io non riesco a capire, ricoprire delle cariche in un chapter, in un'associazione che alla fine è solo per divertimento, che vantaggi ti porterebbe? Non lo so, guarda, io le mie soddisfazioni personali me le prendo e le ho avute nella vita. Magari c'è qualcun altro che si sente realizzato indossando delle cariche. E in che modo è avvenuto, tra virgolette, l'esclusione da questo chapter nei tuoi confronti e nei confronti dei tuoi amici? L'esclusione è avvenuta in una maniera molto molto divertente, diciamola così, perché ancora oggi ogni tanto mi vado a riguardare un SMS, anche perché sono stato cacciato dal chapter via SMS, non in una riunione e nemmeno di persona. Quindi io sono stato cacciato dal chapter via SMS, quindi non so, nemmeno forse tra bambini, quando si litiga si va a finire in una situazione del genere, che ha del ridicolo. Però sono contento oggi di essere fuori, anche perché, vi ripeto, io c'ho, con gli amici condividiamo una passione e non ho bisogno di indossare delle toppe per uscire in moto. Ci stai facendo capire che non c'è stata alcuna riunione, alcun chiarimento, alcun confronto faccia a faccia tra te, i tuoi amici e queste altre persone che vi hanno escluso dal chapter rock? Assolutamente no, anche perché, ti ripeto, sono stato cacciato io come i miei amici dapprima via SMS, dopodiché è stata pubblicata un'annotazione da parte del direttore pro tempore sulla pagina del social network Facebook. Ormai non si fa più niente faccia a faccia, si fa tutto tramite social network, SMS, solo dietro una tastiera. Si è realmente coraggiosi oggi, e questa la tristezza, credo. Guarda, io per questo ho scelto i miei amici e scelgo i miei amici, perché io con i miei amici, se ho da dire qualcosa, la dico in faccia e c'è il confronto diretto tutti i giorni. Avere degli amici o fantamici che si nascondono dietro un cellulare o dietro un computer, sinceramente non ne sento la necessità di averlo. Ma voltiamo pagina, dopo questa esperienza, che cosa è successo? Praticamente dopo questa esperienza, o meglio, con questa esperienza ho avuto la fortuna di conoscere degli amici, dei veri amici, con i quali usciamo in moto, siamo stati anche quest'anno al Bike Expo a Verona insieme. Ogni modo per stare insieme è buono per divertirci. Quindi adesso tu condividi questa passione con i tuoi amici da freerider, ovvero non facendo parte di un club, di un chapter. E questa nuova dimensione che cosa ti dà? Cioè, hai fatto un salto di qualità in questo modo? Guarda, non condivido più una passione, ma bensì condivido l'amicizia. La passione, diciamo che è un gradino sotto, anche perché se prima, pur facendo parte di un gruppo di persone, uscivi in moto, oggi stai con le persone e poi esci in moto. Non so se sono stato chiaro come paragone. A livello proprio appunto organizzativo, a livello anche decisionale, che cosa è cambiato dall'essere membro di un chapter, quindi dall'essere, diciamo tra virgolette, sottoposti ad una gerarchia, all'essere in un gruppo di amici senza gerarchie, senza vincoli particolari, ovvero senza indossare delle toppe? Guarda, io quando ho acquistato l'Harley perché l'Harley, da un punto di vista storico, è un segno di libertà. Quindi io ho comprato l'Harley proprio per essere libero. Facendo parte di qualsiasi gruppo non sei libero, cioè con la tua moto non sei libero, ma devi dipendere sempre da qualcuno. Il bello di far parte di un gruppo d'amici che condividono la passione è che non ci sono gerarchie, non c'è niente, cioè hai la libertà di fare quello che vuoi, sempre nel rispetto delle persone
e rispettare l'amicizia. Ci hai parlato appunto del concetto di libertà che esprime la motocicletta Harley Davidson, ma per te, Donato, che cos'è, che cosa rappresenta il mito americano? Guarda, quando io ho acquistato l'Harley, diciamo che tutti i ragazzi della mia età acquistavano moto stradali, moto giapponesi, diciamo che sono stato sempre una persona controcorrente e sono stato sempre affascinato dal mondo Harley, anche perché da come veniva descritta l'Harley era piuttosto la libertà che ti dava la moto, non avere una moto che ti porta ai 200 orari, ma bensì una moto che ti porta in giro in totale libertà, ecco. Abbiamo parlato di Fager City, di club, di viaggi, ma il viaggio che tu vorresti fare in sella alla tua motocicletta e magari condividerlo con i tuoi amici, qual è? Prima di tutto, ogni viaggio che si fa fatto con gli amici è sempre un'esperienza, ma sarebbe bello fare un viaggio sulla Route 66 con il mio gruppo di amici tutti insieme. Per te il nome Briganti Ribelli che cosa rappresenta? Guarda, briganti già in sé per sé è una parola di appartenenza, perché siamo persone del sud, dove negli anni addietro i briganti erano persone che praticamente si rifiutavano di fare quello che voleva il capo, diciamo così. Ribelli perché proprio dietro la storia che è successa dall'uscita del chapter, diciamo che ci siamo ribellati ad un sistema. Un sistema alquanto scomodo e... è poco serio, diciamo. Ma mettiamola così. Signori, questo Donato Lupo per gli amici The Wolf, anzi direi lo chiamerei anche con il soprannome che gli è stato affibbiato dopo tutte queste vicende, il sindacalista. Ciao ragazzi, buona serata. Questo è Briganti Ribelli, una rubrica di Mattia Pellecchia in arte Jack La Motta. Don't blame us. Libertà, passione, condivisione. Arrivederci alla prossima puntata. Ciao, aglio. Loro mi dicevano di stare zitto e buono. Loro mi dicevano tranquillo e cambia tono. Loro mi dicevano di non parlare con la bocca piena e camminare dritto bene retto con la schiena. Di non andare fuori tema e seguire lo schema, oppure andare a letto senza cena. Di non creare un problema che non ne vale la pena. Di essere grato di essere nato nel lato del mondo che in fondo è perfetto. 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 Perfetto come te, Letizia. È una tipica espressione della vocalità, della leggiadria, del canto e all'italiana. Io non so bene quando è cominciato, a un tratto io non lo vedevo più, cara. È come dici tu, davvero. Non so che cosa mi abbia rovinato, ecco, ho iniziato a dire troppi no. Forse per questo che tu m'hai lasciato e non ci soffrirò nemmeno un po'. Ma mi spiace, per ora non credo sia un mondo perfetto. Domani smetto, è meglio se mi chiami domani. Loro mi dicevano di stare sui binari. Loro mi dicevano rispetta questi orari. Loro mi dicevano stai con i piedi a terra. Loro mi dicevano è giusta questa guerra. Mi spiace, per ora non credo sia un mondo perfetto. Domani. Calpestare l'erba. Loro mi dicevano non coltivare l'erba. Loro mi dicevano ma che vestiti porti, e i miei capelli erano o troppo lunghi o troppo corti. E non lo metto il casco omologato, non metto a dieta la mia identità. Ho fatto il bagno dopo ho mangiato e sono ancora tutto bagnato. Mi spiace, per ora non credo sia un mondo perfetto. Domani smetto. Ho anche lasciato sulla tavoletta del cesso. Domani smetto. E faccio tutti i viaggi senza avere il biglietto. Domani smetto. È meglio se richiami domani. È una tipica espressione della vocalità del leggio dribbio del canto all'italiano.